ciao a tutti. Ah, non siamo partiti. Ciao. 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 Mi sta piacendo sotto. Non riesce a parlare perché c'è sua sorella di là. Ciao. Noi siamo Ilaria e Daniele. E oggi siamo qua con un video totalmente nuovo rispetto al solito. Sì. Come vi avevamo promesso, siamo in cucina con dei grembiulini bellissimi. Cioè il mio è più bello del suo perché c'è i fiorellini. Non è vero, il mio ha le paperelle. No, cioè, il mio ha le paperelle. Oggi cosa facciamo? Vi faremo vedere una ricetta che è del tutto innovativa su YouTube. Sicuramente non l'ha fatta nessuno. Di cosa si tratta? Conoscete sicuramente tutti il classico salame di cioccolato, no? Soltanto che la ricetta del salame di cioccolato è abbastanza banale ormai. Cioè la fa chiunque. E quindi noi abbiamo deciso di rivisitarla. Invece che il salame di cioccolato, cosa andremo a fare? La mortadella di cioccolato. E adesso vi elenchiamo gli ingredienti. Quindi adesso vi elenchiamo gli ingredienti pian piano. Ma è molto semplice, come vedrete adesso. Hopla! Allora, gli ingredienti sono burro, sono 150 grammi di burro, zucchero, 100 grammi di zucchero. Ma perché devi ripetere cose più volte? Biscotti, 200 grammi di biscotti. Queste sono uova, due uova. 150 grammi di burro, temperatura ambiente, mi raccomando. 100 grammi di zucchero. 200 grammi di cioccolato bianco. 300 grammi di savoiardi, che però noi non abbiamo 300 grammi, ma ne abbiamo 150, quindi abbiamo aggiunto dei biscotti secchi, esattamente 150 grammi. 2 uova. Poi abbiamo un po' di sciroppo di fragole. Tutto questo quanto basta, regolatevi voi per colorare il cioccolato. Prima cosa, bisogna mettere i biscotti nella ciotola e spezzettarli tutti, così. Anche se ci sono dei pezzi grossi va benissimo, anzi meglio. Esatto, devono essere spezzettati grossolanamente. Intanto fuori c'è il temporale, ma c'è tipo un sole che spacca le pietre. Esatto, cioè. Senti anche tu i tuoni? Sì, tuona, ah, tuona. Ma meno male, ragazzi, cioè era ora. È raggiunta più o meno questa consistenza, più o meno. Guarda qua che ce n'è uno. Ah, non l'avevo vista! Si era salvato! C'era un superstite! Aggiungiamo i savoiardi, però teoricamente si arrivano solo i savoiardi. Facciamo la stessa cosa. Oh mamma mia! Ma meno male, ragazzi! No! C'è una rietta oggi, cioè, davvero. E per fare il video, onde evitare rumori molesti, abbiamo spento il ventilatore, quindi sì, amateci, esatto, amateci. Sì, ma è faticoso, so caldo. Qua c'è un superstite. Se ne salva sempre uno, eh. Ok, questo è l'effetto finale, ragazzi. Quindi pezzi abbastanza grossi, alcuni un po' più piccoli. Ma va benissimo così. Esatto. Sembra un po' pane. È vero. Pane secco. Adesso rendiamo il burro crema, praticamente. Bello, bravo amore, così. Sta diventando una crema, esatto. Io ho chiesto, hai un cucchiaio di legno più piccolo? Mi dà giustamente quello più piccolo, ma cioè guardate quanto è lungo. Non è ancora finito, eh. E non... Cioè... E non va bene. No, va benissimo. Cioè... Se voglio cucinare dall'altro piano, va bene così. Adesso aggiungiamo lo zucchero. Intanto tu continua a girare. Perfetto. Amalgamiamo un attimo questo. Praticamente questo sarà anche un modo per farsi muscoli sulle braccia. Sì, sicuramente. Tantissimo. Ah! Adesso aggiungiamo le due uova, ovviamente una alla volta. Grazie Tagliaerba per essere sempre con noi. Ok, aggiungiamo anche l'altro uovo. Sì. Olà. Vedi? Mi sei rotto il mano. È giallo. Ma più altro speriamo che ci venga Rosino. Sì. Le ultime parole famose. Una volta fatto questo, procediamo a sciogliere a bagnomaria o, se preferite, al microonde il cioccolato bianco. Adesso facciamo sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Esatto. Se vedete che fa un po' fatica a sciogliersi, però adesso dovrebbe sciogliersi bene. E se vedete che diventa un po' pastoso, un po' duro, denso, tanto denso, aggiungeteci anche un goccino di latte.
sarà zoomatissimo. Sì, ma occhio che il gas parte. Lo vedo, no, il gas. Eh sì, il bagnomaria è proprio la soluzione adatta a un caldo estremo che c'è. Sì, 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 sì. Adesso aggiungiamo il cioccolato dentro al composto di uova, zucchero e burro. Esatto. Mazza che profumo. Mm-hmm. Che bello! Muoviti, ti stavo pensando. Ok, mettiamo un goccio di sciroppo e vediamo. Direi basta. Quanto diventa rosa. Non si vede neanche il rosa. Big fail, è giusto, è giusto. Ma cos'è giusto? Vai, vai. Guarda, vedi che diventa rosa. Epic fail in arrivo. Va benissimo. No, va bene, dai. Guarda che bello. Però più o meno abbiamo raggiunto il rosa. Più in o rosa meno. Mortadella c'è un buonissimo profumo di fragola. Esatto. Perché comunque fragola e cioccolato bianco direi che è top. Infatti. Beh, è bello. Aggiungiamo i nostri biscotti. Però adesso devo cambiare arnese. Direi adesso ancora un po'. Eh sì. Magari ecco, aggiungi più che altro farina di biscotti. Amore, è un sapore unico. Un profumo? Buono, no? Sa molto di fragola, ragazzi. Esatto. Ok, abbiamo messo qui la carta da forno e adesso mettiamo il composto. Che è molto rosa, come vedete. Beh, è davvero rosa. Beh, non voglio dire cosa sembra. È un colore mortadella. Sì, mortadella anemica. È un po' salsicciotto, deve essere già. Senti, già pesa quanto c'è. Fa un disgusto guardarsi. Allora, il colore non è di più belli, no, dobbiamo ammetterlo. Non voglio dire cosa sembra. Ok. Scusate, ma abbiamo acceso il ventilatore nel caso dovesse sentire. Qualche casino perché siamo a crepa. Ok. Proprio al centro della tappa. Oddio! Vomito! Che epic fail, ragazzi. Ma è bellissimo, secondo me. Secondo me è bellissimo. Ti prego, fallo tu. Non ce la faccio. Ok, ragazzi, allora... il nostro composto è dentro alla carta forno. Ma cosa lo vedono? Due uova, 150 grammi di cioccolato bianco. Questo l'abbiamo messo nella carta forno. Sto crepando, ragazzi, sentite, lo mettiamo in freezer 3-4 ore. Questo è il 25. Ok, ci siamo capiti. Ok ragazzi, adesso andiamo a metterlo in freezer per 3-4 ore circa. E se è come il nostro, anche 5. Ecco ragazzi, questo è il risultato finale della nostra mortadella di cioccolato. Molto bello. Beh, da dire. Beh, un piccolo mini epic fail. Un grandissimo epic fail. No, non è vero. Alla fine è carino. No, è carino, dai. Cioè, il colore più o meno ci abbiamo preso e... La fetta diciamo che assomiglia un po' a quella della mortadella, no? Quindi noi vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti. Iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando. Mettete like, iscrivetevi anche al nostro profilo Instagram. Trovate tutti i link in descrizione. Ciao.